weekend all'insegna della scherma per il palazzetto dello sport di Techchiena, che ha visto scendere in pedana più di 300 atleti di ogni fascia di età, appartenenti alle maggiori società schermistiche delle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Campania, riuniti per partecipare alla quarta edizione del trofeo Scherma Frosinone, Città di Alatri, organizzato dalla società dilettantistica Scherma Frosinone. Salve, sono il presidente della società Scherma Frosinone, società dilettantistica. E tengo a precisarlo, in quanto è nata proprio per i ragazzi, solamente per i ragazzi. È nata dal merito di tre famiglie, le quali non sapevano dove mandare i loro figli a fare questa attività che a Frosinone non esisteva ben 4 anni fa. E appunto 4 anni fa questi genitori, questi tre ragazzi, hanno deciso di formare una società sportiva che riguardasse la scherma. Società che è nata chiaramente con l'iscrizione al CONI e con l'iscrizione alla Federazione Italiana Scherma. Piccola grande realtà nata appunto per desiderio di alcuni genitori insieme ai loro figli. La società dilettantistica Scherma Frosinone ad oggi si pone l'obiettivo non solo di dar vita ogni giorno a un nuovo spazio sportivo dedicato esclusivamente ai ragazzi, ma anche a quello di far conoscere nel territorio lo sport della scherma. L'attività che noi svolgiamo come scuola la svolgiamo a Frosinone, al palazzetto che sta a campo sportivo, che è il palazzetto di noi. Questa attività invece che abbiamo svolto qui, che è appunto il quarto trofeo, lo abbiamo fatto proprio per far conoscere ancora di più quello che è la scherma, che è in fondo uno sport di nicchia, che è uno sport che ha bisogno di più pubblicità. Novità nel territorio ciociaro, il trofeo Scherma Città di Alatri rappresenta un importante traguardo per la società dilettantistica Scherma Frosinone, che grazie alla volontà e impegno dei suoi rappresentanti e anche la fiducia e supporto della Federazione Italiana Scherma e il Comitato Olimpico Nazionale, si avvia verso il futuro a passi da gigante, regalando a questa provincia qualcosa di nuovo e di eccezionale. Speriamo che questa cosa possiamo ripeterla nei prossimi anni, che ci sia ancora più affluenza, che ci sia ancora una migliore organizzazione. Non dire che questa è andata male, però chiaramente più si va avanti e bisogna migliorare.